può capitare, come in questo caso, che girovagando per il dipinto, può capitare, come in questo caso, che parte del colore mi sia asciugato. Questo è stato un po' un'imprudenza, perché adesso riprendere, rimane sempre il segno, però diciamo, nessun problema perché sempre prendendo il pennello inumidito ma pulito, andando sul bordo, anzi ci vorrebbe, no, questo va bene lo stesso, anche se è molto morbido. Vedete? Ho ripristinato la situazione, in modo che posso intervenire senza che mi compaia una riga, magari non voluta, sotto che è il bordo netto che si è creato perché mi si è asciugato il colore. Invece l'avevo preventivamente fatto in quest'altro melograno, sapendo che poi dovevo sfumare il colore, l'ho già sfumato, per cui quando andrò a riprendere mi trovo già in una situazione favorevole che posso aggiungere tranquillamente il colore senza che mi rimangano delle righe evidenti sotto. Questo era troppo, può capitare. Il colore, il pennello era troppo carico d'acqua, c'è troppa acqua e quindi la tolgo col pennello che asciugo così tra le dita. Mi è capitata troppa acqua, se il pennello è umido, va a, come fosse la carta assorbente, va a assorbire l'acqua in eccesso. Allora, ci spostiamo. Intanto, completiamo un po' di più questa. Ecco, il colore in questo caso era ancora bagnato e è capitato in disattenzione, è sceso giù, io ce lo lascio perché in realtà non dà fastidio, ma pulendo il pennello potrei asciugarlo, ma non ci sta male in questo caso.
Ci vuole un po' più di verde. Sì, grazie, grazie, sì. Ora riprendo qui, vedo che c'è un po' di
trama e la trama la do con la direzionalità del pennello, nel senso che come se fossero degli spicchi. Mi sembra opportuno non completare tutte le pennellate perché dal soggetto mi sembra che non sia una tinta uniforme, ma ci siano proprio queste macchiette. Non so se forse lo vedete, anzi, intervengo. Questo per dare un po' di trama ulteriore. Vicino all'alta luce, questa, vedo che la tinta è più che rosso, è questo rosa, che è rosa quella. Intanto vedete che il colore sottostante è asciutto, quindi la pennellata come la do lì rimane. Ora, così è un po' troppo, direi, evidente, anche se vedo che il soggetto ha delle macchie, un attimino le uniforma un po' la tinta. Adesso pulisco il pennello. Modo che da non fare un bordo netto nell'alta luce. Così facendo ho portato un po' di colore con la carta, ripristino il bianco. Nonostante abbia dato i colori intensi, vedo che asciugando tende sempre a essere più debole rispetto a come mi piacerebbe un colore molto vivace. Ad esempio, il primo melograno in assoluto è diventato molto piatto. Comunque ho tempo di intervenire poi successivamente, quando alla fine metterò tutto insieme. Ecco, adesso passerei a questa parte che rimane inquadrata. Ecco. Così si vede tutto. Allora, torniamo a un'inquadratura. Ecco. Allora, questo melograno è una tinta tendente all'ocra con un po' di violetto. Vediamo se si riesce a riprodurre. Allora, mettiamo qui un po' d'ocra. Ma è troppo intenso. Qui c'è del viola che affianco all'ocra, perché poi vado a fare. Allora, intingo il pennello nell'acqua, ne tolgo un pochettino, poi faccio un caricamento così, prendendo entrambi i colori e vediamo che cosa ne viene fuori. Mi sembra una tinta simile. Poi
nel passaggio al rosso, intensifico un poco l'ocra. In questo caso mi viene bene che il colore sia ancora bagnato perché, vedete, naturalmente si diffonde nel colore adiacente. Faccio lo stesso dall'altra parte prima che mi si asciughi troppo. Vedete, si interviene, mi sposto all'interno del foglio. Certe volte, giusto per far asciugare i colori e evitare che mi collino nella zona adiacente. Altre volte, invece, mi devo sbrigare in modo da non perdere l'umidità del foglio per poter sfruttare questa mescolanza che avviene naturalmente quando il precedente colore è ancora umido, ne sovrappongo un altro e diventa. E si compenetra con l'altro. Lì c'è una zona d'ombra. Questo, anche se non è molto nella realtà, io nelle ombre, questa è un po' una mia caratteristica, amo sempre aggiungere del ceruleo, questa tinta qua. Perché così è una cosa mia caratteristica. Quindi, anche qui. E vediamo anche, allora metto il soggetto intero, già che iniziamo a dare un po' di corpo al quadro, mettendo un po' di ombre. Ovviamente ricordiamoci che sotto all'oggetto che fa ombra, è sempre più intensa l'ombra e va via via a sfumare quanto più si va verso l'esterno. Ora vedete, in questo caso posso avvicinarmi a questo melograno perché è asciutto e quindi non ho problema di sbavature. In questo caso sarebbe abbastanza grave perché qui, come vedete nel soggetto, è abbastanza distinta la parte in ombra da. Via via che il colore si schiarisce, eventualmente aggiungo dell'altro colore. Ecco, qui mi manca una sfumatura. Ora avete il soggetto intero.
I melograni vedo che non hanno un rosso vivo, ma un rosso tendente alla lacca cremisi, per cui aggiungo quel colore. Nel soggetto che poi vi manderò, qui c'è una particolarità, qui c'è una luce riflessa del piatto bianco. Qui sotto, se guardate il soggetto, vedete che ve lo metto in grande, vedete che c'è quasi del bianco qui. Allora, qui nel soggetto c'è del bianco che è il bianco riflesso dal piatto. Quindi quando andrò a scurire cercherò di lasciare un po' di questa luce riflessa. Vado subito. Quest'ombra mi sembra bella intensa, vado ad aggiungere un po' di grigio di paine. Mi piace questo contrasto forte. Poi col solito pennello pulito, ma umido, la vado a stendere. Ok. Adesso completiamo la parte centrale di questo melograno. Per non dimenticarmi, dipingo questi chicchi che si vedono spuntare. Devo lasciare anche del bianco che si vede. Anche questi hanno una forma arrotondata, quindi prima ho usato della lacca rosa, poi ho messo già delle ombre con la lacca cremisi più scura.